Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi analizziamo, secondo il mio parere, i migliori smartphone Android di questo mese per ogni fascia di prezzo. Fanno fede i prezzi di Trovaprezzi. Per la fascia low budget, il miglior smartphone che possiamo scegliere è il TCL 305, un dispositivo Android 11 Go equipaggiato con processore a 64 bit, MediaTek Helio A22 con 4 core da 2 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU PowerVR GE8320, mentre la memoria RAM disponibile è di 2 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 32 GB espandibili con una microSD esterna. Le dimensioni di questo smartphone sono di 165.2x75.5x8.9 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,52 pollici di esprimersi alla massima risoluzione di 720x1600 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 13 più 2 più 2 megapixel con apertura f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 4163x3122 pixel e registrazione Full HD a 30 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore in formato water drop notch, troviamo un sensore da 5 megapixel con apertura f2.2. Stabilizzazione dell'ottica digitale, angolo di scatto fino a 88 gradi, autofocus, touch focus, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 4G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, bussola, lettore di impronte digitali e radio FM. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 190 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 100 euro circa. Per la fascia entry-level ho scelto il Redmi Note 11, un dispositivo Android 11 con MIUI 13, equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 680 4G con 4 core da 2,4 GHz e 4 core da 1,9 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 610, mentre la memoria RAM disponibile è di 4 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB espandibili con microSD. Le dimensioni di questo smartphone sono di 159.87x73.87x8.09 mm, che permettono al display di tipo AMOLED da 6,43 pollici Gorilla Glass 3 a 90 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2400 pixel. Quattro fotocamere posteriori in formato 50 più 8 più 2 più 2 megapixel con apertura f1.8, f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8165x6124 pixel e registrazione Full HD a 30 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore troviamo un sensore da 13 megapixel con apertura f2.4. Stabilizzazione dell'ottica digitale, angolo di scatto fino a 118 gradi, autofocus, touch focus, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 4G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola e lettore di impronte digitali. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 179 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 200 euro circa. Per la fascia media ho scelto il OnePlus Nord CE2 Lite 5G, un dispositivo Android 12 con Oxygen OS 12.1 equipaggiato con processore 64 bit, Qualcomm Snapdragon 695 con 2 core da 2,2 GHz e 6 core da 1,7 GHz.
A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 619, mentre la memoria RAM disponibile è di 6 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB espandibili con una micro SD esterna. Le dimensioni di questo smartphone sono di 164.3x75.6x8.5 mm, che permettono al display di tipo IPS LCD da 6,6 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2412 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 64+2+2 megapixel con apertura f1.7 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 9238x6928 pixel e registrazione Full HD a 30 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 16 megapixel con apertura f2, stabilizzazione dell'ottica digitale, autofocus, touch focus, flash LED, HDR geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 195 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 300 euro circa. In fascia medio-alta, il miglior smartphone che possiamo scegliere è sicuramente il Motorola Edge 30, un dispositivo Android 12 con MIUX equipaggiato con processore 64-bit Qualcomm Snapdragon 778G+, con un core da 2,85 GHz, 3 core da 2,4 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 642L, mentre la memoria RAM disponibile è di 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 159.38x74.23x6,79 mm, che permettono al display di tipo AMOLED Gorilla Glass 3 da 6,5 pollici a 144 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2400 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 50+50+2 megapixel con apertura f1.8, f1.5 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8165x6124 pixel, registrazione 4K a 30 fps e slow motion a 960 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 32 megapixel con apertura f2.25, stabilizzazione ottica, angolo di scatto fino a 118 gradi, autofocus, touch focus, flash dual LED, HDR, dual shot, geotagging, face detection e smile detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 2.0. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 4020 mAh, portando il peso del dispositivo a 155 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 400 euro circa. In questo segmento troviamo un altro dispositivo interessante, sto parlando del Samsung Galaxy S21 FE 5G, un dispositivo Android 12 con Samsung One UI 4.0 equipaggiato con processore a 64-bit, Qualcomm Snapdragon 888 con un core da 2,84 GHz, 3 core da 2,42 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 660, mentre la memoria RAM disponibile è di 6 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB non espandibili.
Le dimensioni di questo smartphone sono di 155.7x74.5x7.9 mm, che permettono al display di tipo Dynamic AMOLED 2x Gorilla Glass Victus da 6,4 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2400 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 12x8x12 megapixel con apertura f1.8, f2.4 ed f2.2 per una risoluzione massima di scatto di 4000x3000 pixel, registrazione 4K a 60 fps e slow motion a 960 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 32 megapixel con apertura f2.2. Stabilizzazione ottica, angolo massimo a 123 gradi, autofocus, touch focus, zoom ottico 3x, flash LED HDR, dual shot, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una doppia nano SIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.2. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, barometro, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 4500 mAh, portando il peso del dispositivo a 177 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 500 euro circa. Alzando l'asticella e il budget, troviamo l'Oppo Find X5, un dispositivo Android 12 con ColorOS 12.1 equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 888 con un core da 2,84 GHz, 3 core da 2,42 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 660, mentre la memoria RAM disponibile è di 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 256 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 160.3x72.6x8.7 mm, che permettono al display di tipo AMOLED Gorilla Glass Victus da 6,55 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1080x2220 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 50x50x13 megapixel con apertura f1.8, f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8165x6124 pixel e registrazione 4K a 60 fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 32 megapixel con apertura f2.4 in grado di registrare in Full HD a 30 fps. Stabilizzazione sia ottica che digitale, angolo di scatto fino a 110 gradi, autofocus, touch focus, zoom ottico 2x, flash LED HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una nano SIM ed una eSIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.1 con ricarica wireless supportata fino a 30 W. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola e lettore di impronte digitali. La batteria ai polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 4800 mAh, portando il peso del dispositivo a 196 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 750 euro circa. Il miglior smartphone top di gamma è il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, un dispositivo Android 12 con Samsung One UI 4.1 equipaggiato con processore a 64 bit Samsung Exynos 2200, con un core da 2,99 GHz, 3 core da 2,49 GHz e 4 core da 1,78 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Eclipse 920, mentre la memoria RAM disponibile è di 8 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 128 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 163.3x77.9x8.9 mm, che permettono al display di tipo Dynamic AMOLED 2x Gorilla Glass Victus Plus da 6,8 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1440x3080 pixel.
Quadrupla fotocamera posteriore in formato 108 più 12 più 10 più 10 megapixel con apertura f1.8, f2.2, f4.9 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 12.000x9.000 pixel e registrazione 8K a 24fps e slow motion a 960fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 40 megapixel con apertura f2.2 in grado di registrare in 4K a 60fps. Stabilizzazione ottica, angolo massimo di scatto fino a 120 gradi, autofocus, touch focus, zoom ottico 10x, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una nano SIM ed una eSIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.2 con ricarica wireless supportata fino a 45 W. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola, barometro, lettore di impronte digitali e noise reduction. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 229 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 1300 euro circa. A rovinare la festa al Samsung Galaxy S22 Ultra 5G troviamo l'Oppo Find X5 Pro, un dispositivo Android 12 con ColorOS 12.1 equipaggiato con processore a 64 bit, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con un core da 3 GHz, 3 core da 2,5 GHz e 4 core da 1,8 GHz. A guidare il comparto grafico vi è la GPU Adreno 730, mentre la memoria RAM disponibile è di 12 GB. Lo spazio di archiviazione interno è di 256 GB non espandibili. Le dimensioni di questo smartphone sono di 163.7x73.9x8.5 mm, che permettono al display di tipo LTPO 2 AMOLED Gorilla Glass Victus da 6,7 pollici a 120 Hz di esprimersi alla massima risoluzione di 1440x3216 pixel. Tripla fotocamera posteriore in formato 50 più 13 più 13 megapixel con apertura f1.7, f2.2 ed f2.4 per una risoluzione massima di scatto di 8165x6124 pixel, registrazione 4K a 60fps e slow motion a 240fps. Per quanto riguarda la camera anteriore, troviamo un sensore da 32 megapixel con apertura f2.4 in grado di registrare in Full HD a 30fps. Stabilizzazione sia ottica che digitale, angolo massimo di scatto fino a 110 gradi, autofocus, touch focus, zoom ottico 2x, flash LED, HDR, geotagging e face detection completano le caratteristiche delle fotocamere. Nel comparto rete e connessioni, lo smartphone ci dà la possibilità di installare una nano SIM ed una eSIM per poterci connettere in 5G alle reti GSM in modalità quad band. A bordo troviamo un'antenna Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. La ricarica e la connessione a dispositivi esterni è garantita da un connettore USB Type-C 3.1 con ricarica wireless supportata fino a 80 W. A completare questo dispositivo troviamo il GPS, l'accelerometro, un sensore di prossimità, giroscopio, bussola e lettore di impronte digitali. La batteria e i polimeri di litio di questo smartphone eroga una corrente di 5000 mAh, portando il peso del dispositivo a 218 grammi. Il prezzo di questo smartphone si aggira attorno ai 1200 euro circa. Bene ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro interesse. Se avete dubbi o domande, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al canale e mi raccomando, non dimenticate di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Io vi saluto, alla prossima!